alla Maceratese vince. Messa così, l'analisi può sembrare riduttiva, forse ingenerosa per quella che è e rimane la prima della classe, ma per stessa ammissione di Maggi, a fine gara la squadra bianco-azzurra è stata l'avversario più ostico per la capolista. Maceratese piena di giocatori di spessore, molti passati in Abruzzo, e che parte forte, fortissimo. 18 secondi e Ferri Marini spaventa Di Gifico, che si salva in due tempi, ma è un segnale sinistro. Al secondo infatti la discesa di De Grazia è ferale, D'Antoni è ben spostato in area di rigore, la sfera carambola in porta e indirizza di fatto i tre punti nelle Marche. L'avvio shock per il San Nicolò continua al sesto, ancora D'Antoni prova il lob dalla distanza senza inquadrare lo specchio della porta. Da quel momento in avanti però i padroni di casa salgono in cattedra. Dal nono all'undicesimo è un monologo della formazione di Epifani. La sponda di Tarquini libera il sinistro fuori da ottima posizione di Iaboni. Mani nei capelli, ma non quanto due minuti più in là. Quando la discesa di Mozzoni favorisce la volée di Tarquini, chiusa da Moscatelli in corner, sugli sviluppi del quale Stivaletta si ritrova il pallone sui piedi, spara come può, ma il numero uno maceratese si supera sventando la minaccia. 4 minuti di monologo dunque, chiusi dalla sventola centrale di Iaboni, prima che la gara si addormenti per un po'. A ravvivarla, minuto 36, il secondo assistente Tiziano Notarangelo. Bisegna infatti col sinistro gira in rete un cross proveniente da destra, la sfera supera Moscatelli e finisce in fondo al sacco, tutto inutile per il Guadaline, bandiera innalzata, posizione di fuorigioco che scatena le proteste della panchina sannicolese. Prima frazione chiusa ancora dai biancazzurri e dal siluro di Stivaletta, che per poco non trova il super gol. Come in avvio di gara però, l'inizio della ripresa potrebbe risultare letale per la banda Epifani. Ferri Marini infatti dopo 180 secondi sfiora il palo alla sinistra di Gifico, prima che Mbogia, 51esimo, rimedi il secondo giallo per un'entrata da Tergo proprio sul numero 10 biancorosso. Cipriani di Empoli non ha dubbi, doccia anticipata per il centrale difensivo Scuola Pescara. Il tecnico di casa però non fa quasi neppure in tempo a ridisegnare la sua formazione, che Cordova sull'altro fronte, anche lui già ammonito, becca la seconda sanzione. Le due squadre dunque rimangono in 10, gli spazi si ampliano, ma paradossalmente le emozioni diminuiscono. Mozzoni, altra prova da incorniciare, sfonda al 59esimo, Bisegna sul secondo palo prova la conclusione che finisce, deviata, sull'esterno della rete. La Maceratese prova ad uscire dal guscio al 71esimo, col piazzato dell'ex Giulianova Marco Croce, che lambisce l'incrocio dei pali, un attimo prima che Di Gifico rischi di complicarsi maledettamente la vita sul tiro di De Grazia, controllato con qualche affanno di troppo, e un attimo prima che la sfera superi la linea di porta. Ancora proteste nel finale, Cervigni tocca con un braccio o spalla, giudicate voi, il traversone dalla tre quarti di Micolucci, prima del fischio finale, che condanna un San Nicolò apparso come al solito in forma smagliante, ma che stenta tremendamente, specie in casa, ad andare a segno. Sorride invece la Maceratese, tre punti pesantissimi conquistati al Bonolis, e la Samb, che si ferma a Iesi, sono sinonimo di una domenica felice. Abbiamo regalato quei tre minuti che sono stati fatali per la partita, però per il resto la squadra credo che... per l'ennesima volta ha fatto una grande partita, e credo che il pareggio ci andava anche molto stretto, perché penso per la voglia di fare, per le occasioni avute, credo che... però stiamo a commentare una sconfitta, da quello che mi è successo domenica a Pesaro gli ultimi tre minuti e vedere tutto quello che ci siamo mangiati oggi, credo che... ragazzi, devo fare i complimenti, ma gli devo dire di essere più cattivi sotto porta. Che effetto fa giocare alla pari, se non meglio, della prima in classifica? Ma io non ho giocato alla pari oggi. Oggi ho giocato molto meglio della Maceratese. Noi abbiamo giocato, loro hanno giocato solamente di rimessa. E credo che questo è sotto gli occhi di tutti. Purtroppo ci è mancato il gol ed è una costanza che ci sta mancando ultimamente. Però credo che la partita l'ha fatta il San Nicolò sotto tutti i punti di vista. Io credo che la Maceratese abbia fatto una grandissima partita sotto l'aspetto tattico. Non ricordo grandissime occasioni nel secondo tempo da parte del San Nicolò, ha fatto un gran possesso palla. È sicuramente una squadra difficilissima da affrontare, perché comunque gioca molto molto bene. Però io credo che la Maceratese abbia fatto la sua onesta partita e... ha ottenuto un risultato, lottato su ogni pallone e siamo contenti, ecco, di questa vittoria. Vittorie come queste sono il segnale che forse l'hanno giusto? Beh, vittorie come queste ti aiutano a crescere nell'autostima, a considerare il campionato, la conferma che il campionato è aumentato come livello, perché sinceramente San Nicolò è una squadra che gioca veramente a pallone. Credo che in questa categoria siano poche le squadre che giochino così bene, quindi...
Vanno i miei complimenti a San Nicolò, è vero che abbiamo vinto, è vero fare i complimenti quando si vince, però io credo che sono sempre stato molto leale, ho sempre riconosciuto la forza degli avversari ma anche la forza della mia squadra.